Guido Graziussi, sono nato a Trieste da genitori meridionali che si trovavano a Trieste per motivi di lavoro, ma dopo pochi mesi dalla nascita sono emigrato a Napoli, dove poi ho vissuto fino a che dopo molti anni sono venuto a lavorare qui all'ospedale di Vallo della Lucania. Ho fatto il neurochirurgo, che è ovvio, si sa che di che cosa si tratta, prima a Napoli e poi dall'84 presso l'ospedale di Vallo della Lucania, dove praticamente ho iniziato io l'attività neurochirurgica in quell'ospedale. Mi sa dire qual è il suo primo ricordo legato al cibo? Devo dire, non il primo cibo, ma quello che maggiormente mi piaceva e che ricordo sempre, anche con affetto, le sfogliatelle ricce napoletane che mio nonno comprava la domenica. Erano i tempi in cui il dolce si mangiava quando si mangiava solo la domenica. Lui le comprava e poi se le faceva mangiare e diceva sempre a me: devi essere tu il primo a scegliere. E io ero sempre imbarazzatissimo. Ero imbarazzatissimo perché non riuscivo a capire quale fosse realmente la più grande. Quindi lei sceglieva la più grande. Volevo la più grande, però ero spesso indeciso. E poi ebbi, ma io avevo 4-5 anni, ebbi il lampo di genio e cominciai a pesarle. E poi prendevo la più pesante. Questo è il primo ricordo. Lei mi ha detto che è nato a Trieste, ma ha anche delle origini, diciamo, regionali diverse da quelle campane. Certo, Perché? Chi? perché io sono un mix generazionale, in quanto la famiglia paterna era originaria del nord, della Venezia Giulia, un paesino, un paesotto, si chiamava Tramonti. Poi la nonna paterna aveva la nazionalità italiana, ma era austriaca di Klagenfurt, che è un paese non lontano dal confine con l'Italia. E invece i genitori materni erano i genitori, i nonni erano meridionali. Mia madre è nata a Potenza e la mia nonna era qui del Cilento. Mai sentito nella sua alimentazione di quando era bambino delle influenze, del nord Italia o addirittura austriache? Sì, Influenze. cioè c'era qualche cibo che le preparavano. Quando andavo, i miei nonni paterni, Esatto. cioè il triestino e l'austriaca, vivevano a Roma e quindi almeno un paio di volte all'anno, durante il periodo di Natale, di Pasqua, andavamo a trovarli e la nonna ci faceva quello che lei era proprio l'artista assoluto dello strudel. A lei piaceva lo Molto, strudel? ma credo che piaccia a tutti lo strudel quando è fatto bene, perché dolce del miele, quindi non pesante, ma molto saporito, molto delicato anche, non pesante. Qual è il suo cibo preferito in assoluto? Ce ne sono tanti, volendo fare una classifica proprio. Beh, io le devo dire una cosa banale:
ma sono le insalate. Insalate fatte La come? lattuga, io ne mangio, senza la lattuga mi sento che mi manca qualcosa. Oddio, naturalmente mi piacciono tante altre cose, a me, a parte i fusilli, poi il pesce, vabbè, Quale pesce in particolare? non parliamo. I pesci, se vuole proprio una classifica, io direi che il pesce che amavo di più era la cernia, che è un pesce ottimo. Io avevo uno zio materno, fratello di mia madre, che era appassionato di pesca subacquea e prendeva un sacco di cernie, anche perché qui era pieno, prima che facessero il porto e poi tutte le barche, l'inquinamento, eccetera. E quindi lui prendeva queste cernie, gli passava un filo, uno spago, diciamo, attraverso la bocca, faceva, che legava una pietra, e le teneva qui, a mare, come un vivaio praticamente. Quando volevamo mangiare una cernia, andavamo a prendere. E una volta avevo, ma non la trovo più, una foto in cui c'erano queste tre o quattro cernie che stavano qui sotto, proprio sotto casa, e invece di tenerle nel congelatore, le tenevamo a mare, vive. Quindi questo, vabbè, poi vabbè, per esempio i gamberi, non quelli rossi, quelli sono troppo intensi, i gamberi, quelli rosa, secondo me sono migliori, più delicati, perché molto spesso la gente ama i sapori forti, si riempie di salsa, eccetera. Invece io, a proposito di questo discorso che stiamo facendo, quando c'era il professor Hansel Kiss qui a Pioppi, si facevano non raramente dei convegni proprio sulla dieta mediterranea, e c'era un famoso cardiologo americano, di cui purtroppo non riesco a ricordare il nome, mi pare Stambler. Lui, parlando una volta della dieta, disse: voi qui avete delle insalate ottime, forse anche per la qualità del terreno, però voi dovete imparare a mangiarle senza condirle, perché allora sentite il vero sapore dell'insalata. E io da allora ho cominciato a fare così. Infatti io la lattuga me la mangio così a foglie, senza mettere olio, sale, nulla. E sento, all'inizio mi sembrava che non avesse sapore, invece poi piano piano ho cominciato ad apprezzare questo particolare, delicato sapore. Qual è il segreto dei cilentani per vivere a lungo e in salute, bene anche? Fare soprattutto la vita che facevano una volta i contadini di qui e i pescatori, non ne parliamo. Facevano una vita molto come dire, semplice, ma allo stesso tempo facevano molto movimento, dovuto soprattutto alla necessità di procurarsi il cibo. Pescatori, non ne parliamo, ma i contadini ancora di più. Questa era una civiltà contadina fondamentalmente, quindi, e poi il cibo era sanissimo. Non si usavano tante concimazioni, tante sostanze chimiche. Secondo lei invece che cos'è la dieta mediterranea? Beh, la dieta mediterranea, secondo me, non è solamente un tipo di alimentazione, è anche uno stile di vita, se vogliamo intenderla così, globalmente. Perché non solo bisogna fare, insomma, per vivere bene, a mio giudizio, anche come medico, lo dico oltre come cittadino, per vivere bene è necessario fare due cose: alimentazione sana e movimento, attività fisica. Quindi questo qua nel Cilento sicuramente le due cose erano al top. Perché, come dicevo prima, per mangiare bisognava lavorare, non c'era
quello che c'è adesso, il turismo di massa e quindi affittare case, ristoranti e tutto il resto. Una volta si lavorava e poi si mangiavano i prodotti della terra che si stessi coltivavano e che erano quindi super, super genuini. Secondo lei, Ansel Keys ha scoperto la dieta mediterranea o l'ha inventata? Mi sembra evidente che l'ha scoperta, perché lui è venuto qua e si è reso conto che la gente campava a lungo, campava bene, tante malattie, soprattutto cardiovascolari, del metabolismo, eccetera, diabete per esempio, era quasi inesistente, e probabilmente si sarà chiesto: ma come mai sta gente campa così? E quindi ha scoperto poi che non solo, come le dicevo, lavoravano e quindi facevano attività fisica, ma poi mangiavano questi prodotti qui che non erano naturali, non erano sofisticati, non erano pieni di sostanze, di additivi e concimi artificiali, eccetera. Ritengo che questo lo abbia illuminato, come devo dire. Quindi lei, diciamo, come medico, pensa che la dieta mediterranea sia un modello nutrizionale valido che veramente aiuti a combattere, ad evitare molte malattie cardiovascolari e tante altre, quindi a vivere più a lungo? Sicuramente, sì, ne sono super convinto. Anche per aver visto che molte diciamo, malattie, soprattutto cardiovascolari, sono dovute proprio a uno stile di vita sbagliato, cioè alimentazione troppo ricca, soprattutto di carboidrati e grassi. Secondo lei, perché Ansel Keys ha scelto di vivere qui, proprio a Pioppi, proprio in questa zona? Quello è un posto quasi incantato, Pioppi ancora di più perché c'è diciamo, un mare, una costa molto bella e gli agglomerati sono più ad Acciaroli e a Pioppi. Ma lui stesso viveva in un parco, però era un parco dove c'erano poche villette, frequentate, quindi frequentate da pochissime persone. Poi c'era una costa meravigliosa. Quando l'ha conosciuto lei? Sai, l'occasione fu che il medico qui, condotto nella zona, nel comune di Pollica, mi chiese di andarlo a vedere perché aveva un dolore, un tipo sciatica, adesso non ricordo neanche esattamente. Comunque, e quindi lì ci conoscemmo, lui mi raccontò un po' della sua vita e soprattutto che in America gli avevano fatto un intervento che io non avevo mai sentito. Sai che cos'è la longevità? La longevità dovrebbe essere non solo vivere a lungo, ma vivere bene l'ultima parte della vita, il che non è facile. Però bisognerebbe, secondo me, curare molto i rapporti umani. Qual era il ruolo delle donne in Ah, Cilento? era un ruolo gravosissimo, perché a parte il fatto che forse molte ancora fanno adesso, cioè di fare lavori in casa e magari ovviamente cucinare, eccetera, ma loro erano anche delle lavoratrici esterne. E io ricordo che quando costruivano le case qui ad Acciaroli, le case si costruivano con le pietre che venivano prese sulla riva, sul greto del fiume, del mare, diciamo, quelle pietre un po' arrotondate, belle pesanti anche. E le donne, io mi ricordo perfettamente, andavano a prendere queste pietre, poi si facevano un tuppo con la stoffa, diciamo, una specie di cilindretto di stoffa qui, mettevano questa pietra sulla testa e
di solito erano diverse di loro. E poi in fila indiana andavano con queste pietre belle pesanti in testa fino nel posto dove stavano costruendo la casa. E questo lo facevano le donne. L'uomo, non ho mai visto un uomo che facesse questo lavoro di portare le pietre. Quindi voglio dire, le donne erano piuttosto... In genere gli uomini stavano all'osteria spesso, a giocare a carte molto spesso. Invece gli uomini lavoravano la terra? Vabbè, o pescavano, queste erano le donne non lavoravano la terra? Come no, pure, però quelle che, non quelle che vivevano in paese, quelle che vivevano in campagna. C'erano tantissimi che vivevano in campagna, perché ogni campagna aveva la casa poi colonica, cosiddetta. Dove... Però mia nonna aveva vari coloni in vari fondi rustici. Loro vivevano lì e gli uomini lavoravano, certo. Lei cosa coltiva nel suo orto? Allora, innanzitutto pomodori. Poi dipende un po' anche dalle stagioni. Comunque fondamentalmente un po' tutto. Posso dire, melanzane, peperoni, peperoncini verdi, quelli... cosiddetti in dialetto occidentale friarielli, che a Napoli sono un'altra cosa, e poi cavolfiori, poi zucche, carciofi, fagiolini, l'abbiamo detto, piselli, c'è un po' tutto. Quindi voi non andate al supermercato a comprare le verdure e la frutta? Qua, a Napoli sì. A Napoli anche sì? Perché l'orto io... Perché venivamo qui d'estate, spesso facevamo una lunga villeggiatura, nel senso che io lavoravo qui in ospedale, quindi i miei poi venivano, i ragazzi erano ancora piccoli, appena si chiudevano le scuole, e poi si andava avanti perché una volta le scuole riprendevano ad ottobre, non a settembre come adesso, e ci facevamo 3 mesi buoni, quindi facevamo soprattutto l'orto d'estate, anche se pure d'inverno, insomma, prevalentemente verdure estive, pomodori, peperoni, melanzane, fagiolini, piselli, salami. Facevate anche l'olio? Sì, però purtroppo poco. Che io rigorosamente metto in bottiglio e poi su metto l'etichetta solo per insalata, perché facciamo poco, una quarantina di litri, perché gli olivi sono rimasti pochi, tutto un oliveto che avevano i miei nonni bruciò, in cui si sono distrutte decine e decine di piante. Quelle che sono rimaste mi danno una quarantina di litri, che però è un olio che soprattutto io lo faccio, raccolgo le olive o le faccio raccogliere adesso molto precocemente, in modo che l'olio conserva un po' quel amarostico, diciamo, un po' di amaro, che secondo me è molto buono, mentre molto, molti preferiscono l'olio toscano, che secondo me non sa di niente. Molto delicato, ma invece questo è un bell'olio, un po' amaro, che secondo me ha molto sapore. Lei fa attività fisica? Dipende dalla stagione. Ora nuoto. Tutti i giorni? Sì. Poi faccio un po' di isometrica. E poi passeggio. Può descrivere la sua giornata alimentare, tipo? Cioè, lei la mattina si sveglia, a colazione cosa mangia? Allora, la prima mattina, vabbè, a parte è proprio un must,
Il caffè. Il caffè. Appena, senza caffè non si carbura la mattina. Poi aspetto che si apra un po' lo stomaco, mi ci vuole un'oretta, e poi faccio quello che tutti quanti mi guardano meravigliati, che io mi faccio un uovo, cioè mangio cose rustiche prima mattina, non dolci, ma prima mattina quasi mi disgusti. Quindi rustico cosa? Uova e? Faccio uova, poi se ho ovviamente dei salumi mangio pure un po' di quelli. Se lo spaghetto non me lo faccio prima mattina. Pane? Lo mangia la mattina? Sì, come no. Pane nero, integrale o pane? Integrale, quello bianco. E io mi ricordo, che quando ero piccolo, era l'immediato dopoguerra, e noi si andava a comprare il pane e rigorosamente, a parte che si comprava con la tessera, una tessera con numeretti che corrispondevano ai giorni del mese. Sì. Tu andavi dal panettiere, quello ti dava la tua razione di pane e tagliava via il tagliandino del giorno, dove non potevi prenderne un altro. Ed era pane integrale. E poi arrivarono gli americani. E quando arrivarono gli americani c'avevano il famoso pane, che ancora adesso esiste, ma allora era una novità assoluta, il pane a cassetta. E noi bambini eravamo ghiottissimi di questo pane. Vi piaceva? Era voi bambini quando mamma arrivavano? Mamma mia, il pane bianco, quello quasi profumato, bellissimo. Poi adesso invece il pane bianco proprio non mi dice niente, mi piace quello. Integrale. Cosa mangia quindi a pranzo? Durante questo piccolo lunch? No, vabbè, c'è cose che non faccio io, fa mia moglie. Un po' di parmigiana di melanzane, per dire, oppure l'acqua sale, sapete che? Sì. C'è il pane e il pomodoro, praticamente. Il pane biscottato e il pomodoro, un po' di basilico. Olio per insalata, bellissimo. Queste cose qui, insomma, una cosa leggera. La colazione che lei fa rustica, diciamo, sì. Non dolce, in cui mangia uova o salumi, cose salate, a differenza di quanto si fa, diciamo, abitualmente qui, di solito non si mangiano né salumi né uova. Deriva, secondo lei, dalle sue origini del settentrione d'Italia o austriache lontane, c'è qualche un'abitudine che le è stata in qualche modo trasmessa da quella parte della sua famiglia? Non credo, perché forse da ragazzino mi piaceva mangiare più il cornetto, poi invece non lo so, ho cambiato gusto. Anche perché però mi dà fastidio il dolce la mattina, a me il dolce piace solo dopo pranzo, dopo mangiare, come conclusione. Va bene, io la ringrazio molto per questa intervista.